Nel precedente episodio, i Locomonauti sono riusciti a ritrovare Liko grazie all'aiuto di Kissara, con la ragazza che è riuscita a recuperare la memoria. In questa puntata, Liko, Roy, Dot e Friede decidono di passare al contrattacco con il professore che lancia una Pokéball a Dot per farle catturare Quaxly, che si scopre non essere ancora un suo Pokémon. Nonostante un lancio piuttosto debole, è lo stesso Quaxly a gettarsi verso la sfera, diventando un compagno della ragazza. Mentre Friede effettua delle ricerche dall'alto, il gruppo inizia a riflettere sul perché gli esploratori, dopo aver rubato il pendente, non siano fuggiti via, bensì siano rimasti in zona ad attendere qualcosa. Il loro pensiero si rivolge subito ad una nave che sta per salpare dal porto lì vicino. Avvisando anche il professore, tutti corrono sul posto, ma la nave parte prima che i ragazzi possano arrivare. Questo però non ferma Friede, che con Charizard vola a bordo spaventando i passeggeri, e un uomo misterioso si mostra a lui, sfidandolo immediatamente ad una lotta Pokémon col suo Bisharp. Il resto dei Locomonauti continua a fare delle ricerche, in quanto non sicuri che gli esploratori si trovino effettivamente su quella nave. Intanto la Pokéball antica di Arboliva che possiede Liko inizia a brillare, segno che il pendente della ragazza possa trovarsi lì nelle vicinanze. I tre ragazzi si dividono per effettuare delle ricerche, mentre Friede si accorge che in realtà l'uomo con cui stava lottando è semplicemente un diversivo. Dot e Quaxly arrivano a bordo di un'altra nave e si imbattono in un Behem che tenta di ipnotizzare la ragazza, ma il Pokémon acqua colpisce l'avversario giusto in tempo. Dot non può mandare messaggi agli altri ragazzi a causa di interferenze del segnale, quando riappare Behem e anche un Magneton pronti ad attaccarla. Dot così si fa coraggio e ordina a Quaxly di utilizzare un pistolacqua verso l'alto per lanciare un segnale a Liko e Roy, che corrono senza perdere tempo verso la nave da carico che però sta partendo. Nonostante qualche difficoltà per Liko, i due riescono a salirci sopra e a raggiungere la loro amica in pericolo. Liko si ritrova finalmente a parlare con l'uomo che le ha rubato il pendente, ma stavolta ci sono Roy e Dot al suo fianco ad aiutarla, tutti pronti a combattere per riprendersi il ciondolo affrontando gli esploratori. Friede intanto viene avvisato da Molly di dove si trovino i ragazzi, dopo aver raccolto info da chi ha visto il gruppetto muoversi verso la nave da carico. Spinel inizia ad attaccare combinando energisfera e psichico dei suoi Pokémon, creando una combo piuttosto potente, ma Liko riesce a bloccarla grazie al fogliame di Sprigatito. Lei e Dot passano al contrattacco prendendo di mira Behem, mentre Roy mira a Magneton con Fuecoco e Battrel, con quest'ultimo che utilizza il Pokémon Fuoco come trampolino, facendola arrabbiare. Questo permette però a Fuecoco di riuscire a colpire con Braciere il Magneton avversario. Purtroppo però i due Pokémon di Roy per questa cosa iniziano a bisticciare tra loro. Dot, nonostante la situazione, si sta divertendo a prendere parte ad una lotta Pokémon. Spinel manda in campo anche il suo Umbreon, che con urlo rabbia spiazza tutti i presenti. Il ciondolo di Liko inizia ad emettere un forte bagliore azzurro, facendo scoprire che Spinel si trova proprio lì dietro ai diversi carichi della nave, con la ragazza e Sprigatito che si lanciano a recuperare il pendente, il cui potere richiama Arboliva dalla sua sfera. Spinel resta estasiato dalla scena, ma il suo Umbreon gli suggerisce di battere in ritirata, mentre Arboliva prende tutti i ragazzi con sé, trasportandoli sulla terraferma, con il Pokémon che ha protetto sia il gruppo che il pendente stesso. Spinel però ha capito che la chiave di tutto è Liko stessa. Tornati sull'aeronave dei Locomonauti, che finalmente è ripartita, Dot ringrazia Liko per essere andata a salvarla e quest'ultima fa lo stesso verso la sua amica, che le ha ricambiato il favore. E incredibilmente, Dot prende coraggio e confessa a Liko di essere Nidotina. Spinel intanto, a riunione con gli altri membri degli esploratori, fa rapporto su tutto ciò che è accaduto, venendo in parte deriso dai suoi colleghi, ma decide di tenere per sé alcune informazioni. Nel prossimo episodio, Roy si ritrova a dover sistemare le cose tra Battrel e Fuecoco, che continuano a litigare tra loro, sfruttando l'occasione per un allenamento speciale. Segui il continuo della storia con i nostri In Sintesi.